Oggettivamente non è stata una partita, ma un autentico monologo della Recanatese che ha disposto a proprio piacimento di un Nereto apparso assolutamente inadeguato per la categoria. Si sono quindi assommati i meriti dei giallorossi che sprizzano salute da tutti i pori ai limiti degli abruzzesi, sovrastati in tutti i reparti ed incapaci di produrre uno straccio di tiro in porta in 90 minuti. Ne è scaturita una partita brillante, anzi scintillante, dei padroni di casa che hanno dominato in lungo e in largo e che alla fine hanno anche alzato il piede dall'acceleratore per non umiliare ulteriormente i modesti ma almeno volenterosi avversari. L'analisi di Giovanni Pagliari nel post partita. Oh mister, più che una partita è stato un monologo, forse non te l'aspettavi nemmeno tu in questo modo. No, sicuramente no, insomma non è che capita tutte le domeniche vincere 6-0, però i ragazzi hanno fatto bene, stanno facendo bene, sono contento, sono sempre concentrati anche durante la settimana, c'è un buon gruppo e sono contento anche per gente che si sta ritrovando come... Defendi, abbiamo recuperato Minicucci, io sono contento dei giovani, sono contento insomma. Una squadra anche in piena salute fisica. Sì, sì, sta bene, il prof è bravo, ma ripeto, quando c'è poi l'armonia, c'è la voglia di allenarsi e stare insieme nel calcio, secondo me quello è il segreto, altro non esiste. Dopo il 5-6-0 hai pensato anche al futuro prossimo? E beh, domenica abbiamo una partita pesantissima, importantissima col Fiuggi. Sì, Marco era diffidato, lo paro, però al di là di questo chi entra non mi crea problemi, perché quelli che stanno in panchina sono bravi come quelli che giocano e l'hanno dimostrato, perciò sicuramente stiamo già pensando, stacchiamo domani, ma io no, perché c'è da pensare a Fiuggi, che è una squadra forte. Nessuna illusione, serena consapevolezza dei propri mezzi? Sì, noi, ripeto, i cavalli verso aprile, maggio si vedono al traguardo, noi abbiamo il primo obiettivo, che ti fa ridere, però è quello della salvezza, arrivare, però soprattutto è quello di seguitare a giocare, allenarci con grande serietà, a fare gruppo, a migliorare, perché per esempio il primo quarto d'ora abbiamo preso 2 o 3 contropiedi, eravamo messi male, ci sono sempre le cose su cui lavorare, però ripeto, mi fa piacere che dopo tanti annetti comincio a divertirmi con questi ragazzi. La cronaca è assolutamente impietosa. Dopo il fischio iniziale, al primo affondo Raparo protesta per un dubbio intervento con la mano in area. Poco male, perché dall'angolo di Giampaolo spunta la testa di Sbaffo, che insacca da pochi passi con la difesa rossoblu immobile. Gli esterni della Recanatese sono immarcabili. Combinazione Sbaffo-Senigalliesi, tiro di quest'ultimo comunque neutralizzato da Diglio. Ottavo, azione insistita dei Leopardiani, prova a finalizzare Quacquarelli con il giovane portiere ospite che riesce a respingere. La pressione, con il passare dei minuti, non si attenua, anzi si accentua. Traversone di Giampaolo a tagliare l'area al 19°, sia Sbaffo che Senigalliesi arrivano con un attimo di ritardo. 25°, Senigalliesi sguscia via al legnoso Ferrini, assist verso Sbaffo che ci prova di prima intenzione, palla deviata in angolo. Il raddoppio arriva subito dopo, volatona ancora di Senigalliesi, assist al bacio per Giampaolo che insacca da pochi passi. Non c'è davvero storia, anche nella ripresa. 13°, fallo di Brunozzi sull'anticipo di Somma. Rigore evidentissimo per Manzo di Torre Annunziata, che Sbaffo trasforma con sicurezza. Al quarto d'ora suggerimento di Minella per Senigalliesi, che va via, che è un piacere a velocità doppia rispetto ai difensori, e diagonale vincente per il poker. Il massacro prosegue, 22°, percussione ancora del giovane Somma, Diglio si rifugia in angolo. 31°, bella manovra in linea di giallorossi, Minicucci appena entrato appoggia per Sbaffo che vede al centro defendi che non può sbagliare. Facilissimo anche il 6-0 di Minicucci che finalizza in rete, una manovra partita da defendi e proseguita da Guercio. Poi non era più il caso di forzare ed anche l'arbitro comprende la situazione e manda tutti sotto la doccia senza recupero. I test veri per la Recanatese sono ovviamente altri, però questa squadra diverte e si diverte. Quanto al Nereto, se vuole evitare figuracce, deve correre ai ripari e farlo davvero al più presto. Ovviamente tra gli abruzzesi bocche cucite, ma Bitetto avrebbe anche avuto ben poco da dire.